aperti di cuore e svelti di mente. La lezione dei Magi è esemplare. Alla sua prima messa solenne dell'Epifania, presieduta nella Basilica Vaticana, Papa Francesco ha indicato con ammirazione i saggi che da Oriente giungono a Betlemme in cerca di Gesù. La luce apparsa in cielo, ha osservato, li muove alla ricerca della grande luce di Cristo, luce che smarriscono quando la loro strada incrocia il buio di Erode, misero fantoccio, dice, messo in ansia da un rivale neonato. Ma una volta ritrovata, afferma il Papa, con ispirata scaltrezza proteggono il bambino dalla trappola che lo stesso Erode ha architettato. Loro, con questa santa furbizia, hanno custodito la fede. E anche noi dobbiamo custodire la fede. Custodirla di quel buio. Ma anche tante volte un buio travestito di luce, eh? Perché il demonio, dice San Paolo, si veste di angelo di luce alcune volte. E qui è necessaria la santa furbizia per custodire la fede. In cerca di una luce, difensori della luce. Ma c'è altro nel comportamento dei Magi che ha un valore universale. Ci insegnano a non accontentarci di una vita mediocre, del piccolo cabotaggio, ma a lasciarci sempre affascinare da ciò che è buono, vero, bello, da Dio, che tutto questo lo è in modo sempre più grande. E ci insegnano a non lasciarci ingannare dalle apparenze, da ciò che per il mondo è grande, sapiente, potente. Non bisogna fermarsi lì. Poco dopo, la riflessione di Papa Francesco sull'Epifania è proseguita dalla finestra del suo studio a mezzogiorno davanti a 80.000 persone radunate per l'Angelus. Concetto di fondo è che è sempre Dio a prendere l'iniziativa. Mi piacerebbe, sinceramente, mi piacerebbe dire a quelli che si sentono lontani da Dio e dalla Chiesa, dirlo rispettuosamente, dire a quelli che sono timorosi e indifferenti, il Signore chiama anche a te, chiama ad essere parte del suo popolo e lo fa con grande rispetto e amore. Il Signore ti chiama, il Signore ti cerca, il Signore ti aspetta. Il Signore non fa proselitismo, dà amore. E questo amore ti cerca, ti aspetta. A te, che in questo momento non credi o sei lontano. E questo è l'amore di Dio. Nel pomeriggio l'Epifania del Pastore si è conclusa fra i pastorelli e gli oltre 200 figuranti del presepe vivente allestito dalla parrocchia romana di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Tra botteghe di mastri e artigiani allestite con cura nei dettagli, Papa Francesco ha passeggiato avvolto dal calore di tutti, tra mille sorrisi, carezze, commozione e soprattutto la genuina semplicità della gente che ha fatto spazio tra le proprie case alla grotta di Betlemme, ringraziando e benedicendo tutti. Intanto vi dico, finisce il Natale e poi ricomincia l'anno, ma Gesù sempre rimane con noi. Credete questo? Sì! Gesù rimane con noi? Sì! Anche il diavolo rimane con noi? No! No, Gesù vince il diavolo? Sì! Il diavolo ci vince a tutti noi? No! Siete bravi, eh?